Docenti che superano concorsi ma non vengono assunti e privati anche dell'abilitazione, graduatorie sempre più gonfie di precari, 200.000 supplenze l'anno almeno fino al termine delle lezioni, immissioni ruolo vanificate dalla mancanza di aspiranti con titoli, la supplentite nella scuola non dà tregua e ogni inizio d'anno scolastico torna in primo piano con veemenza. Il 27 settembre a Roma, Milano, Firenze, Napoli e Bari, davanti all'ufficio scolastico regionale, hanno manifestato i partecipanti al concorso PNRR 2023. Lamentano di essere risultati idonei all'insegnamento, dimostrando di avere le competenze per insegnare, ma nemmeno sono stati inseriti nelle graduatorie di merito. Risultano privati anche dell'abilitazione all'insegnamento invece prevista a seguito di tutte le altre procedure selettive. Di concorsi negli ultimi anni ne sono stati fatti tanti, ma le assunzioni continuano ad arrivare col contagocce rispetto alle alte disponibilità di posti liberi. Ad intervenire a Roma c'era anche Emanuela Pascarella della Segreteria Nazionale dell'FLC-CGL. Ci sono stati più di 8 concorsi nel corso di anni. Lo straordinario 2020, l'ordinario 2020, due concorsi STEM, lo straordinario BIS, il concorso PNRR, non si rompe contemporaneamente le assunzioni da GPS e sul posto comune e sul posto di sostegno. Eppure siamo ancora inchiodati a oltre 160.000 supplenze. Siamo ancora inchiodati a non riuscire a dare ai ruoli ogni estate tutte quelle decine di migliaia di cattedre vacanti che continuano a condannare l'inizio della scuola a una condizione di precarietà dei lavoratori e dei alunni. Questo film l'abbiamo già visto anche con i colleghi del concorso 2020, quando anche in quel caso si era partiti da una situazione dove originariamente non era previsto l'inserimento in graduatoria per i giovani e poi attraverso delle iniziative ostinate, delle mobilitazioni, devo dire anche onestamente partecipate un po' troppo a fasi alterne, però con l'insistenza poi prima è stata fatta la norma che ha previsto l'inserimento in graduatoria e poi la trasformazione delle graduatorie ad esperimento di fatto rimuovendo la scadenza. È logico, anche per quei colleghi si tratta di una vittoria a metà, perché loro hanno avuto, diciamo, hanno avuto la condizione di dover andare ancora rispetto alle emissioni di ruolo del concorso PNRR che dovevano fatto superare. Però guardate, questa vicenda ci apre gli occhi, ci apre i riflettori sul tema. Come lavoratori bisogna essere in